Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Sarebbe una delle nostre reaction a freddo, ma manco troppo, perché comunque siamo ancora sotto il periodo della visione di questo film. Vi avviso ragazzi che faremo dei spoiler, quindi se ancora non avete visto il film vi consiglio di tornare dopo la visione. Facciamo tanti spoiler perché il nostro amico Derrick ci ha chiesto, come tanti altri, come vi avevo già promesso nel trailer, di sapere che cosa ne pensavamo del film Deadpool e Wolverine. Sono finalmente andata a vederlo, ho approfittato di una promo che avevo e sono andata sì, qui a Roma, sì vabbè, un cinema un po' fuori porta ma comunque a Roma, e l'abbiamo visto. Allora, l'inizio non era male, anche se vi devo dire che il ballerino che fa la pole dance non è Deadpool, ma come voi sapete è Nick Pauly, che è un ballerino fantastico, su Instagram è favoloso, dove potete anche vedere tutte le fasi dello studio della canzone. A fine video gliela faccio pure io la pole dance con la sorpresa finale, vabbè, quella è tutta dedicata alle mie follower. Ecco qui, vabbè, ma che ne sai? Allora, praticamente ci avete chiesto questa opinione, diciamo, e noi la diamo. Allora, all'inizio appunto è carino con la canzone degli NSYNC, che all'epoca a me manco piaceva tanto, invece adesso, dopo che l'ho fatta Deadpool, la sto rivalutando, pensate le cose della vita. E poi c'era il discorso iniziale, lui vabbè trova il Wolverine morto, che era quello lì del film con la bambina, vabbè, fino a là ci siamo, lineare, anche gradevole. Poi è un po' confusionario secondo me, perché non si capisce bene perché non lo vogliono come Avengers, ma neanche perché lui voglia essere un Avenger, insomma non si capisce molto. Vabbè, si capisce, voleva fare sto dialogo, vabbè, non lo piano. Poi non si capisce se sta uno sta con la sua ragazza, perché sinceramente parlando sono in pausa, se sono lasciati stanno insieme, tu hai capito? In teoria ho capito che si erano mollati, proprio perché lui non era un come gli Avengers, lei preferiva che voleva che era più come tutti. Ah, sì, che prima te io dopo te voglio cambiare, ho capito. Ma no, dice, l'unico sfigato, se pensate come... Sei scelto lei! Però l'unico personaggio che è sfigato, che non è... come... Ah, parla la spogliarellista. Vabbè, ok. E oltre a questo c'è il problema che praticamente quando lo portano in questa sorta di tanguro, lo dico tipo la serie... Sì. Però non era il Tanguro ovviamente, e anche perché non siamo in DC Legends of Tomorrow, anche se ci sono, tu l'hai notato, dei cross con la DC, perché che sì, dicono? Sì. No, ma lì parlano parecchie citazioni alla DC anche su Batman. Prendono in giro la Twenty Century Fox. Sì, è tutto quasi un tributo poi da Mad Max, che io non ho mai visto come film, quindi se qualcuno conosce me lo spiega nei commenti vi sarei grata. Però c'è tutta una scena per Mad Max praticamente. Ah, ritirano fuori Elektra, Blade. The Devil e aspetta. Anche The Punisher è stato citato, però sia The Devil che Punisher dicono che sono morti. Esatto. E i Fantastici 4 originali. Ritirano fuori poi tanti degli X-Men dei film vecchi. Ok. La cattiva è Cassandra Nova, questo l'abbiamo visto, sarebbe la gemella di Xavier, l'avevo già anche detto nel trailer, che ha dei poteri anche molto molto fighi, forse anche superiori in un certo qual modo a Charles, che io ho sempre trovato un po' scialbi come poteri quelli di Charles. E... però il pezzo la Mad Max secondo me l'ho trovato molto scenografico ma privo di senso. Ma io quasi tutto il film sinceramente non trovo privo, nel senso è bello come effetti, è bello come combattimenti, è bello come scopo, però non c'ha senso la trama. La trama è un po' leggera, anche perché per quale motivo lo fa questo viaggio fondamentalmente? Ma noi ci facciamo perché non lo dicono chiaro e tondo, è successo qualcosa, però che cosa? Cioè, ok, è schioppato Logan, quindi tanto tutti diranno è un film di Deadpool, quindi va bene così. lo so, è sbagliato come logica, però così tutti stanno dicendo. Tutti dicono è un film di Deadpool, quindi va bene così. Invece ho trovato molto figo Wolverine, che tutte le versioni che hanno fatto, sì, tra cui non ci sono rispecchiati in due, sì, quello nano! Però e quella tutina, però quello nano, tutina. E poi? Poi quello che c'ha la tutina mezza gialla e mezza marroncina, che è simile a quello dei cartoni, che c'ha anche una specie di mascherina. Scusa, quello che sta per tutto il film? No, quello è quello classico. Quale? Quello crocifisso? No, quello ce n'era una versione gialla simile a quella gialla, solo che era marroncino invece di essere blu e giallo. Quello che gli dice che c'è in grado? No, quello si vede, un piccolo cameo, che tra l'altro avete notato che c'è anche un cameo di un Wolverine che è appunto fatto da Henry Cavill, ovvero il nostro vecchio Superman, insomma. Ma che davvero? Sì. Quello io non lo so perso. Un nanosecondo. C'è proprio un nanosecondo. Ma infatti ci sono stati parecchi cameo, con un Deadpool, un piccolo cameo,
è il fratello di Tom Holland, tra l'altro, in tutto questo. Quindi c'è tanta roba, ragazzi. Vabbè, lo scontro finale con tutti i Deadpool è figo, però è un po' stupido. Cioè, pure questo amore per il cane, sì, bello, però non c'ha senso. No, scusate. Però hai provato a leccare? No, ho provato a fare il come si chiama? Il modello. Hai provato a leccare? No. Ecco fatto, adesso resterà giù per i prossimi 40 secondi perché se si muove lo uccido. Non provare mai più una cosa del genere, fidati. La risata prima di morire. Quindi ragazzi, come film sì, per tante... Allora, figo per tante cose, ma molto meno per altre. E mentre io procederò... Esatto, all'epilazione del vostro zucco che sta soffrendo terribilmente, vi saluto e vi lascio con la mia personale Death Dance. I wanna see you out that door, baby, bye, bye, bye.